Era il 15 marzo 1983. Filippo Montesi, un ragazzo di San Costanzo, stava svolgendo il servizio di leva nel terzo scaglione 82 del battaglione San Marco che apparteneva alla Marina Militare. Era un battaglione particolare, assimilabile ai Marines americani, in sostanza una unità militare di fanteria di Marina fondata nel 1919, che aveva già partecipato a diverse azioni in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e poi anche all'estero. In quel giorno Filippo, che faceva parte della missione Italcon in Libano 2, mentre si trovava in azione di pattugliamento notturno sulla via dell'aeroporto di Beirut nei pressi del campo profughi palestinese di Buri e il Bahreine, venne colpito da raffiche di mitra alla schiena durante un'imboscata. Ferito, fu subito rimpatriato, ma morì pochi giorni dopo, il 22 marzo, a seguito appunto delle ferite riportate. Ai funerali presenziò anche l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Montesi fu l'unico militare italiano a cadere durante la missione Italcon. In quella missione si sono avuti inoltre 75 feriti da parte italiana a fronte di 275 caduti statunitensi e 87 francesi. Fano e San Costanzo non hanno mai dimenticato questo ragazzo che ha perso la vita per restituire la pace a quelle terre tormentate. Ora sono passati 40 anni da quella data e l'amministrazione comunale, insieme all'Associazione Marinai d'Italia, hanno voluto ricordare Filippo con una giornata particolare. Verranno resi gli onori a Filippo Montesi nella zona dove c'è il monumento a lui dedicato, vicino al monumento ai caduti del mare. Quindi ci sposteremo nella chiesa di San Giuseppe al Porto, dove Sua Eccellenza Vescovo celebrerà la messa. Da lì la cerimonia mattinale praticamente si conclude. Nel pomeriggio saremo in teatro. Alle 5 comincerà la manifestazione, che comprende una proiezione su uno schermo di documenti, filmati e fotografie relativi alla missione di pace in Libano. Ci saranno poi degli interventi istituzionali. Dopo di questo ci saranno delle testimonianze. Infine il tutto sarà chiuso dalla banda della Marina Militare, che eseguirà un concerto. Quindi la vicinanza della Forza Armata è testimoniata dal fatto che ci sarà il Capo di Stato Maggiore, con tutta probabilità, ma anche la banda, che non è una cosa che è concessa in tante occasioni. Sono 40 anni dall'uccisione del fuciliere di Marina Filippo Montesi. Quest'anno avvertiamo una responsabilità in più, che è quella della memoria, ma soprattutto per i giovani, per chi non ha memoria, non può avere memoria di quegli eventi, e allora abbiamo pensato di costruire una giornata per raccontare soprattutto ai giovani chi era Filippo Montesi, cosa è stata la missione di pace italiana in Libano, proprio per restituire pienamente non solo il dato storico ma anche il dato umano di quella vicenda, e ancora una volta fare in modo che un grande ideale abbraccio possa ricoprire non solo quelle pagine di storia, ma soprattutto la figura di Filippo Montesi.